Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video dedicato a Magic e torna anche questa settimana una decklist barrettina decktech dedicata al formato Commander o A10, insomma, come preferite chiamarlo. La Commander di oggi è Norika Yamazaki, Commander che ha ricevuto un sacco di fango e che non si è praticamente passato nessuno, ma proprio filato neanche per sbaglio, perché c'è un rimpiazzo dentro questo set che da molti è considerato qualitativamente superiore e che giochiamo nelle 99 e vedremo dopo. E quindi in tantissimi hanno dormito su questa carta. Invece a me è piaciuta parecchio. Ho buildato questo deck praticamente da zero perché non c'erano liste decenti o comunque sia vagamente sensate con lei. E penso di essere arrivato, diciamo, a un buon punto, a un punto accettabile. Il mazzo gira molto bene. Abbiamo svariate strategie che ci possono portare alla vittoria e ne parleremo meglio fra poco. Ma intanto esploriamo effettivamente cosa combina questa signorina. Costa solamente 3, che è un costo comunque sia accessibilissimo per un commander. Ha cautela e quando un samurai o un guerriero che controlli attacca da solo, puoi andare a lanciare una carta incantesimo bersaglio dal tuo cimitero in questo turno. Vuol dire che lei può tutti i turni farci ricorrere dal nostro cimitero incantesimi che ci possono portare tanti effetti simpatici, quindi possono essere aure, possono essere saghe, possono essere semplicemente removal o carte che non fanno giocare i nostri avversari. E quindi è un value engine incredibile, veramente sottovalutatissimo. E in più avere una commander che costa veramente poco mana significa anche avere sempre un body disponibile per poter attaccare alla nostra commander le aure che avremo in mano oppure che ricicleremo dal nostro cimitero. Il mazzo ha svariati modi di portare la win a casa. Il primo è quello più ovvio, probabilmente, ma è semplicemente pompare Norika Yamazaki il più possibile e vincere di commander damage. Dentro il mazzo abbiamo un bel po' di effetti che regalano alle nostre creature protezione dalle creature, il che significa che potremo menare e non possiamo essere bloccati. Quindi andiamo a fare una discreta quantità di danni e possiamo eliminare chi vogliamo quando vogliamo una volta che abbiamo impostato il board. L'altra potenziale wincon è quella di menare in maniera ignorante con i tokenini che andiamo a generare con il mazzo. Se vediamo le carte giuste ne possiamo fare davvero tanti. E il terzo modo di vincere è quello di avere più risorse dei nostri avversari, visto che, come vi ho detto anche prima, abbiamo la possibilità di riciclare tutti i turni saghe, enchant che ci possono offrire removal o aure. Abbiamo anche la possibilità di riciclare multi removal. Se siamo bravi e conosciamo i mazzi che ci troviamo contro, è facilissimo dare fastidio a molte strategie popolari che sono in giro comunque nel formato EDH. O comunque più in generale, se andiamo a levare i commander o carte che rimangono sul tavolino, andiamo a fare molto molto male a determinati deck e possiamo rallentarli o bloccarli completamente. Mentre noi invece tutti i turni avremo comunque la possibilità di ricastare cose dal nostro cimitero. Quindi ripeto, un commander molto sottovalutato, ma assolutamente flessibilissimo. Diamo un'occhiata rapidissima al deck perché, come sempre, ci sarà la decklist qua sotto pinnata. Cominciamo dal reparto creature. Non ne giochiamo tantissime perché il focus principale comunque qua dentro è per gli enchant. Alcide, che essendo anche incantesimo può essere riportato sul tavolino. SRAM, un motore incredibile per le pescate. Passo Felpato, che è il commander, diciamo, alternativo ed è il commander che ha rubato tutta l'attenzione dalla buona Norika Yamazaki. È una buona carta, chiaramente. Può accelerare il mazzo quando la vediamo, però, insomma, io ho preferito montare il mazzo con lei perché, secondo me, c'è più value a lungo andare con Norika piuttosto che con Passo Felpato. Ci serve chiaramente un po' di protezione per il cimitero perché se ci girano il grave soffriamo tantissimo, proprio ci sono urli di dolore incredibili e quindi carte come questa vanno giocate. La cosa buona è che è una creatura incantesima, quindi è un'altra carta che può ricorrere con Norika. Faithful Healer, carta interessantissima perché se ci stiamo per beccare una svratta o un removal di massa andiamo a mandare via tutti gli enchant che controlliamo e ci curiamo di tantissimo. Compagno Vivace, altra carta che può farci pescare. Segugio da guardia leale per arrivare prima possibile alle pianure. Comunque sia, il problema di bianco spesso è rampare e ci servono carte che ci danno accesso alle terre. Samurai altruista va a darci legame vitale e può rendere una creatura indistruttibile. Geist delle lame gemelle, doppio attacco e può diventare un'aura se lo tiriamo dal cimitero praticamente. Bastion Protector, carta per rendere Norika Yamazaki un pelino più impervia ad alcune distruzioni. Incantatrice, anche lei per pescare carte. Eliod Pilgrim, che è praticamente un gigantesco tutor.
Ironclad. Altra carta che va a riciclare aure oppure equipaggiamenti dal grave alla mano. E abbiamo un paio di equipini interessanti dentro il mazzo. Catilda, questa può sembrare strana, però più avanti vedrete che abbiamo un enchant che può andare a poppare fuori spiriti e ne va a buttare fuori anche parecchi. Moonblessed, semplicemente una specie di tutorino per noi. La gigantesca Falenuna, anche questa va a contribuire, diciamo, a rendere il nostro board impervio alle distruzioni. Michiko Konda, pure lei è una carta molto, molto tech, molto speziata, non vi serve veramente. Se volete risparmiare qualche eurino, la potete anche andare a levare da qua dentro. Io l'ho inclusa perché mi capita molto spesso di giocare contro mazzi che pingano dannettini e in quei matchup lì diventa una carta veramente, veramente molto grossa. Samurai della Lama Solare, anche lei ha un modo di arrivare prima possibile alle pianure, in più essendo una creatura incantesimo può tornare con Norika. Titano Solare, carta immancabile dentro bianco, poco da dire. E un Samurai Benedetto del Cielo, pure lui è una creatura incantesimo e può essere castato, scontato, se abbiamo tanti incantesimi sul tavolo, e ne avremo tanti. Passiamo poi alla ciccia grossa del nostro mazzo, gli incantesimi, cominciamo da quelli statici, diciamo. Abbiamo Soul Snare, lo sacrifichiamo ed esiliamo qualche cosa che ci sta attaccando o sta attaccando il nostro Planeswalker. Autorità dei Consoli, molto molto infame per rallentare il gioco. Absolute Law e Absolute Grace vanno a dare a tutte le creature protezione da rosso e da nero e sono infami in una maniera terrificante perché condannano a morte chi gioca a questi colori. Non sono proprio carte simpaticissime, diciamo, quindi qualche insulto ve lo andrete a beccare. In più costano poco e se ce le spaccano possono tornare sul tavolino. Un'altra cartina che spacca artefatti incantesimi. Rinnovamento angelico per andare a recuperare cose che ci vengono rotte. Prigionia ridotta, un buon removal molto generico. L'Heritage, altra carta un po' bastardina. Penso che prima o poi questa carta sparirà da Commander in generale perché è troppo generica ed è troppo infame. Però comunque la possiamo giocare dentro il mazzo e quindi perché no? Andare a dare Double Strike è molto interessante perché possiamo dare Double Strike anche quando minano le cose degli avversari. Quindi è un modo di terminare gli avversari prima. Infine, Aura of Silence va a far costare le carte dei nostri avversari due in più. Per quanto riguarda Artifact Enchant, e la possiamo andare a sacrificare per spaccare un artefatto o un altro Enchant. Quindi pure questa ha la doppia utility, e ripeto, tutte queste carte che fanno da spacchino possono tornare. E quindi, insomma, possono essere un po' tossiche nella situazione giusta. L'ultimo enchant statico, fra virgolette, è Angelic Exaltation, che racconta che se una nostra creatura attacca da sola, si pompa di più X, dove X è il numero di creature che controlliamo. Quindi, quando abbiamo il tavolino pieno di segnalini e la nostra commander impossibile da bloccare, meniamo solo con lei, si pompa di tantissimo, di tipo 10 o 15 o quello che capiterà di pomparla, più le aure che ha sopra, e va a terminare un giocatore ogni turno. Quindi è una giocata veramente di qualità che non si aspetta nessuno. Il reparto aure, quindi essenza della Iena, armatura eterea, questa che la tiriamo su un commander dei nostri avversari e piangono 10 giorni, manto spirituale, quel che luccica, diadema dell'alba, Felidar. Autorità, visione del saggio, ascensione corazzata che è una delle mie preferite perché va a dare volare, in più pompa di più uno una nostra creatura per ogni pianura che controlliamo che è abbastanza broken. E l'ultima aura è un mantello degli antichi. Molte di queste carte vanno anche a dare degli effetti addizionali, quindi non è che pompano soltanto, danno protezione alle creature, mettono la totem armor, fanno pescare. Sono tutte veramente incredibili. Abbiamo poi qualche saga con le vocali giuste, mi raccomando, non vi confondete. Regno della Verità di Michiko, Ricostruzione di Egangio, Caduta di Orconda, Elspeth, che è forse la più forte, quando riusciamo poi a lupparla spesso è micidiale. Queste tre vanno a portare anche un po' di board presence quando effettivamente le riusciamo a terminare, perché ritornano sul board in formato creatura. Gli ultimi incantesimi sono Infestazione Sacra, Vincolo dello Spirito e Ascensione del Luminarca. E queste tre carte inizialmente io ero molto scettico, poi mi sono reso conto che sono vitali e sono quelle che ci portano praticamente alla nostra win con l'alternativa di creare un sacco di segnalini, far diventare segnalini forti, menarci e vincere anche se le cose vanno male con la Commander, le aure e tutto il resto. Artefatti, ne giochiamo pochissimi. Shorring, Spada dell'Animista, Guardia Giuramento, Lenti Extradimensionali e Loto di Nyx. La carta che sto testando è la Spada dell'Animista. Se non vi piace, questa può essere tranquillamente rimpiazzata con Skullclamp, perché comunque noi facciamo tanti tokenini e tecnicamente è tutta roba che può essere convertita in draw power. Però per il momento io sto provando questa, perché una volta che ho setappato le lenti extradimensionali,
mi serve di comunque avere accesso a tanto mana e la spada dell'animista ti aiuta proprio in questo. L'ente extradimensionale la giochiamo, è quella che va a raddoppiare praticamente il mana di una terra base che andiamo a mandare via con la carta, tutte le volte che tappiamo una terra con lo stesso nome, e chiaramente giochiamo però le pianure innevate, non le pianure classiche. Anche questa non è necessaria, se volete risparmiare una decina d'euro può essere rimpiazzata con qualcos'altro. Andiamo alle stregonerie con due board wipe, Ira di Dio e Addio. Potete giocare comunque i board wipe che preferite, però almeno due slot li dovete andare a dedicare. Ripristino Splendente, che è una power card, mannaggia, veramente incredibile, perché se risolve quando abbiamo un cimitero bello carico è finita. Cioè non esiste che qualcuno riesca a recuperare, riportiamo tutto sul tavolo e ciao. Addio a tutti. E poi tre tutor, quindi Open the Armory, Search for Glory e Idyllic Tutor. Abbiamo anche delle creature che ci offrono effetti similari che abbiamo visto prima, e tutte queste carte aumentano molto la consistenza del mazzo e lo rendono in pratica una specie di cassettina degli attrezzi dove possiamo tirare fuori quello che ci serve quando ci serve. Qualche instant va incluso, chiaramente. Acromas Will, che è una delle nostre potenziali win con, visto che se la tiriamo quando siamo pieni di tokenini fa malissimo, guadagnano tutti volare, Double Strike, Vigilance, Lifelink, indistruttibile, protezione a tutti i colori, insomma, diventano fortissimi e ci fanno chiudere la partita. Intervento di Illiod, assenza fatidica e spade, solidissimi removal che costano anche poco mana. Abbiamo poi una Imperatrice Viandante, è una carta che è carina, ci porta un po' di utility, va a portarci pedine sul tavolo, può essere un modo di esiliare creature che non ci piacciono, ma pure lei non è assolutamente necessaria, quindi se non l'avete, volete risparmiare qualche cosina, la potete tranquillamente togliere per un removal in più enchant o per una creatura che magari vi dà un po' di rampo. Abbiamo anche una Esper Sentinel che era rimasta presa in mezzo alle terre, che è molto buona dentro questo mazzo per il semplice fatto che abbiamo un deck che può pomparla di parecchio e quindi gli avversari non potranno mai andare a pagare X, perché se pagano X non giocano poi il turno. Quindi è un'ottima carta per il mazzo. Reparto terre particolari con Torre del Reliquario. Il reliquario lungo la strada, carina, può farci pescare, se non vi piace, comunque cattabilissima. Rifugio di Kor, va a prevenire danno da combattimento. Emeria ci fa riciclare creature dal nostro grave. Nyctos, il tempio della generosità di Eliud e Urrum. Quindi queste sono le nostre terre un po' specialotte, non ci serve altro. E poi abbiamo la bellezza di 27 pianure innevate. Quindi questo è tutto per la nostra profile. Voglio ringraziare Zio Ark per gli ottimi suggerimenti, visto che alcuni degli enchant e delle aurum sono farina del suo sacco. Come sempre, se avete dei suggerimenti per migliorare il deck o delle carte comunque che potrei considerare, lasciatelo qua sotto. E noi ci becchiamo presto a un nuovo video dedicato a Magic. Ciao ciao!